La Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito delle indagini a carico di un pregiudicato catanese di 43 anni, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, arti persecutorie e violenza sessuale aggravata, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Librino. I fatti avrebbero fatto luce sulle violente e vessatorie condotte di quest'ultimo nei confronti dell'ex convivente 36enne, posta in essere per diversi mesi. In particolare, l'uomo, succube della propria dipendenza da sostanze stupefacenti, avrebbe destinato ogni sua risorsa economica all'acquisto della droga, disinteressandosi quindi alle esigenze del proprio nucleo familiare, composto anche da quattro figli d'età compresa tra i 7 e i 19 anni, imponendosi altresì in molte occasioni in modo autoritario e violento nei confronti dell'ex compagna. Nella sua denuncia, la donna, infatti, lo scorso 23 dicembre, ha riferito ai carabinieri che il suo convivente le avrebbe sia ordinato di non utilizzare più le applicazioni di messaggistica del suo smartphone, che vietato di partecipare ai commenti sui social media, rifacciandole di continuo di non essere una buona madre, addebitandole inoltre presunta infedeltà con altri uomini. Non di meno la morbosa gelosia avrebbe portato l'uomo a vietare alla donna di uscire anche con la sorella, poiché single e quindi a suo dire potenzialmente soggetta ad attenzioni da parte di uomini. Già in passato il 43enne avrebbe dato prova della sua incontrollabile indole aggressiva, a causa della quale avrebbe minacciato la compagna di ucciderla, addirittura dandole fuoco. In una specifica occasione, appunto, mentre si sarebbe trovato in auto con la 36enne in preda all'ire guidando ad alta velocità, avrebbe preso una bottiglia piena di benzina e facendo la vedere, le avrebbe promesso di darle fuoco e che non si sarebbe trovata traccia neanche dei suoi vestiti. Non contento, subito dopo quelle gravi minacce, avrebbe aperto lo sportello lato passeggeri, tentando di scaraventarla fuori dall'abitacolo dell'auto in corsa. Per ultimo, la crescente intensità di tale violente manifestazione di disprezzo nei confronti della compagna, aggravata anche dalla sua dipendenza di droghe, sarebbe infine culminata prima in un'aggressione fisica e poi costringendo la donna con la forza a un rapporto sessuale. La vittima, a causa delle contusioni riportate in varie parti del corpo, sarebbe dovuta ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso con relativa prognosi di 6 giorni. La vittima, ormai esasperata da questa inaudita violenza, avrebbe quindi deciso di interrompere la relazione sentimentale con quell'uomo, rivolgendosi ai carabinieri di Librino, ai quali ha anche consegnato una registrazione delle minacce dell'ex compagno che le intimava di non chiedere aiuto ai militari. Gli elementi di riscontro hanno portato alla conseguente emissione del provvedimento cautelare in carcere a carico del 43enne. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha emanato il bando 2024 della sottomisura 5.2, sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, del PSR Sicilia 2014-2022. La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro. Gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino degli agrumeti danneggiati dai seguenti patogeni, con riferimento alle epomace, il batterio Euinia, amiloropo, alle dubrace, il virus della sciarca, PPV, per gli agrumi il virus della tristezza, CTV, e il malsecco degli agrumi Plenodomus trichiphyllus. La ristrutturazione delle coltivazioni potrà avvenire attraverso varietà di particolare interesse per il mercato, ampliando il calendario di offerta degli agrumi. La spinta diplomatica guidata da Stati Uniti e Qatar per il cessate il fuoco a Gaza si è conclusa con il rifiuto israeliano al confronto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto i termini proposti da Hamas, sostenendo che la vittoria sul movimento islamista è imminente. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. צה"ל מחולל נפלאות ומתקדם בשיטתיות להשיג את כל מטרות המלחמה שאנחנו בדרג המדיני הצבנו לו. חיסול החמאס, שחרור כל החטופים והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken sperava che Israele fosse disposto a lavorare sulle proposte di Hamas, che prevedevano una pausa di 45 giorni nei combattimenti, la liberazione graduale degli ostaggi rimasti, la consegna di cibo e altri aiuti a Gaza e il ritiro di Israele. Anche se Netanyahu ha posto un netto rifiuto, Blinken non si arrende. What I can tell you about these discussions is that while there are some clear non-starters in
Hamas's response. We do think it creates space for agreement to be reached, and we will work at that relentlessly until we get there. L'accordo per ora è naufragato. Restano la pressione sul governo israeliano per la liberazione degli ostaggi tuttora nelle mani di Hamas e gli appelli internazionali per una tregua che dia respiro alle popolazioni stremate della striscia. Nel suo secondo giorno di visita in Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, ha ribadito il costante sostegno a Kiev. Durante gli incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo governo, Borrell si è impegnato a fornire all'Ucraina oltre 1 milione di pezzi d'artiglieria entro la fine dell'anno. A Bruxelles, il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha evidenziato ancora una volta come il conflitto in Ucraina abbia implicazioni di vasta portata. Today, allies reiterated their support for Ukraine. This is not charity, it is in our own security interest. A Russian victory would weaken us and embolden not just Moscow, but also China, Iran and North Korea. That matters for Europe's security and it matters for America's security. Ma in questo momento sono gli Stati Uniti a non garantire un sostegno sufficiente alle esigenze belliche dell'Ucraina. I senatori repubblicani hanno bloccato un'ampia legislazione che avrebbe introdotto restrizioni più severe alle frontiere interne e concesso nuovi aiuti all'Ucraina e a Israele. I senatori stanno cercando adesso di elaborare una nuova versione del disegno di legge che riproponga gli aiuti esteri. Mr. Johnson. L'Ucraina sta per entrare nel suo terzo anno di guerra. Tra i civili il sostegno allo sforzo bellico è ancora forte, ma di recente si è acceso un dibattito sulla durata del servizio nell'esercito, che attualmente non prevede limiti di tempo. Martedì diverse donne si sono radunate davanti al Parlamento ucraino, a Kiev, dove è stato presentato un nuovo progetto di legge sulla mobilitazione, che fissa il limite di servizio a 36 mesi. Le manifestanti chiedono che venga ridotto a 18 mesi per chi combatte in prima linea. Мій чоловік 2 роки вже знаходиться в зоні бойових дій. За цей весь час у нього було 30 днів відпустки і виводили їх тільки на ротацію на 1,5 місяця. І все. Наших чоловіків мають замінити, вони мають мати час на відпочинок. І потім, якщо вони захочуть повернутися, то так. Ну, ми за те, щоб війна продовжувалася, доки ми не вийдемо на кордони 91-го року. У мене є син, йому 3 роки. Ну, тобто більше частину його життя, його тато був відсутній. І це накладає якісь свої відтінки. Це не мітинги про зупинення якоїсь війни чи ні. Це про те, що хлопці виконують свій громадянський обов'язок. Як будь-якого громадянина нашої країни, хлопці повинні мати не тільки обов'язки, а й права. Я бабуся військового. Хлопці з першого дня воюють. Їх немає заміни. Дуже багато загиблих. Хлопці виснажені. І треба їм, щоб або чіткі терміни служби мобілізації, короткі терміни. Буде більше бажаючих на мобілізацію. Будуть знати, що вони зможуть повернутися. Що це не до кінця війни. Хто виживе, той повернеться. The Ukrainian Army Command says it needs 500,000 new recruits to reinforce troops, replace losses, and give some relief to those who've been on the front for 2 years. And these women, as many families in Ukraine, believe that reducing active service time can only boost morale and increase chances of victory. I'm Valerie Goria in Kyiv for Euronews. Viste da qua, le proteste dei giorni scorsi che hanno incendiato Bruxelles sembrano qualcosa di lontano, ma la rabbia degli agricoltori italiani è identica. Da sempre settore di punta dell'economia del paese, per molti di loro il comparto non è più lo stesso. A metterlo in ginocchio, dicono, sono le politiche europee a sostegno dell'ambiente, ma anche la mancanza di regole per uniformare il mercato delle importazioni e l'aumento dei costi di produzione.
Siamo a circa un'ora di strada dal centro di Roma e questo è uno dei presidi principali dove si sono dati appuntamento circa una cinquantina di trattori. Sono qua da diversi giorni e aspettano l'arrivo di altri trattori che dovrebbero appunto giungere qui da diverse parti del paese. Lo scopo infatti è quello di poi partecipare tutti insieme ad una manifestazione più grande che si terrà nel centro della capitale nei prossimi giorni. Dicono di non volersi arrendere, ma che soprattutto vogliono arrivare davanti al Parlamento. A pesare soprattutto il calo dei prezzi provocato dalla fine dei dazi sui prodotti in arrivo dall'Ucraina, evento che ha portato ad una forte diminuzione del margine di guadagno. L'ultimo anno si è abbassato dello 70%, perché diciamo aumento dei mezzi tecnici, delle spese che vanno diciamo dai macchinari, come dicevo, a tutto quello che serve per produrre, è calato il prezzo del prodotto, praticamente direi che il guadagno purtroppo non c'è proprio più e rimettiamo dei soldi. Quindi bisogna prendere provvedimenti, farci ascoltare, altrimenti proprio rischiamo di chiudere. Per alcuni ci sono volute oltre 10 ore di viaggio, non vogliono altri sussidi, ma una vera e propria riforma del settore. Non ci hanno mai ascoltato. Io non credevo effettivamente che si arrivasse così a tanto, però così hanno voluto e comunque noi quando si va via di qui qualcosa bisogna portare a casa, perché così non si può più sostenere. Da qui ai prossimi giorni dovrebbero arrivare nella capitale circa 2000 trattori che, dicono gli organizzatori del raduno, una volta ottenuti i permessi, sfileranno nel centro della capitale. Il gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell'aria superficiale di 0,70 gradi al di sopra della media del 1991-2020, riferita allo stesso periodo, e 0,12 gradi Celsius al di sopra della temperatura del precedente gennaio più caldo, quello del 2020. È l'ottavo mese di fila a essere il più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell'anno. Gennaio è stato più caldo di 1,66 gradi Celsius rispetto alla stima della media di gennaio per il periodo 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale. La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi è la più alta mai registrata, con 0,64 gradi al di sopra della media 1991-2020 e 1,52 gradi al di sopra della media preindustriale. Preoccupa l'estensione del ghiaccio marino antartico, che quest'anno è stata del 18% al di sotto della media. Migliaia di persone si sono radunate davanti al Parlamento slovacco per manifestare contro la riforma del codice penale. Il nuovo governo del primo ministro Robert Fico si propone di eliminare la procura speciale che si occupa di grandi crimini e corruzione. La manifestazione ha avuto luogo mentre i legislatori esaminavano il provvedimento. I detrattori della riforma sostengono che la modifica sia motivata dai procedimenti penali pendenti in capo a esponenti del partito del Premier e relativi a scandali di corruzione. Voto anticipato in Azerbaigian per eleggere il Presidente della Repubblica. Nonostante i 7 candidati registrati, secondo gli exit poll, Ilham Aliyev, il leader del partito Nuovo Azerbaigian, ha ottenuto il 93,9% dei voti. Sui 6 milioni degli aventi diritto, quasi 5 milioni di persone si sono recate alle urne mercoledì 7 febbraio. L'affluenza è stata del 76,73%. Now that historical chance about a peaceful transformation of the region and also with an ultimate goal of signing the peace treaty between Armenia and Azerbaijan and normalizing the relations between two countries. As such, it could also have an effect for wider transformation of the region of the South Caucasus. But in the meantime, after the election, Azerbaijan enters a new stage of its social, economic and political development as such. And once again, this war is over, but was one of the priority for the Azerbaijani government and Azerbaijani people. Once Azerbaijan's territorial integrity has been ensured, now the new ambitions and new national dreams are emerging on our agenda. This national dream is about a peaceful development and further social economic development of Azerbaijan. Tra i seggi, per la prima volta nella storia del paese, si è votato anche nei territori del Karabakh. Geleceğimiz yani afan olsun, sülh içinde yaşayaq. Ne bileyim, ülkemiz güzelleşsin yani, bu bakımdan.